come al solito accennando alle curve caratteristiche di questo tipo di macchina. Ora, ripartiamo da una relazione in realtà che abbiamo già visto in questo ciclo di lezioni. Quando, dati i triangoli delle velocità, abbiamo correlato tra di loro coefficiente di lavoro, coefficiente di flusso, angoli cinematici, che però, visto quello che ci siamo detti in quest'ultima lezione, in prima battuta possiamo approssimarli con gli angoli geometrici, quindi con gli angoli costruttivi delle pale, effettivamente ritenere alfa con 1 e beta con 2 costanti. Bene, abbiamo visto che la relazione tra il coefficiente di flusso, tra il coefficiente di lavoro e il coefficiente di flusso è una relazione lineare. Il coefficiente di lavoro cresce con il coefficiente di flusso. In maniera indefinita? No, perché a un certo punto, man mano che facciamo crescere il coefficiente di flusso assegnato a una certa geometria, facciamo crescere le portate, facciamo crescere le velocità mediane di attraversamento, facciamo crescere le velocità che abbiamo attraverso i nostri condotti, arriveremo ad un punto in cui in qualche sezione ristretta la velocità di passaggio sarà pari alla velocità del suono e a quel punto quel condotto andrà in blocco, come abbiamo visto per gli uccelli. Quindi in realtà il coefficiente di lavoro cresce con il coefficiente di flusso finché da qualche parte all'interno della nostra macchina, ragioniamo per il momento sul singolo stadio, non si raggiungano le condizioni soglie, perché per l'appunto le velocità le abbiamo fatte crescere troppo e alla fine queste velocità sono diventate pari alla velocità del suono, per fare un discorso qualitativo. Da quel momento in poi quindi la macchina si blocca, nel senso che la portata non risentirà più di nessuna variazione nel piano di fare, magari abbassando la pressione di valle ad esempio, e quindi in realtà il tratto utile è questo, dopodiché se ne va in verticale per quello che consuma. Da un punto di vista termodinamico, sempre ragionando a geometria assegnata, il lavoro che noi possiamo ottenere dallo stato di una turbina dipende per l'appunto dal salto entalpico che andiamo a sfruttare tra il salto di pressioni che andiamo a elaborare attraverso il nostro stadio, che in parte spiegheremo nel condotto, in parte utilizziamo nel condotto statico, in parte andremo a utilizzare nel condotto elettrico. Quindi, da un punto di vista termodinamico, andiamo a ragionare da geometria fissata, possiamo facilmente verificare, consideriamo un gas perfetto, il coefficiente di lavoro dipende, facciamo riferimento al rendimento rotor to rotor, da questo che non è altro che il lavoro ideale specifico adimensionalizzato rispetto al quadrato. Possiamo facilmente ottenere questa relazione ripetendo calcoli che abbiamo già fatto con i complessivi assiali. In realtà il lavoro ideale specifico Y è pari a Cp per TR0 meno TR2, quindi vale al KR su K-1 per, mettiamo in evidenza la temperatura in ingresso, TR0 1 meno, scusate, questo è un TR2 isentropico, ovviamente stiamo valutando quello che è il lavoro ideale specifico, quindi il lavoro che otteniamo se l'espansione è isentropica ideale, 1 meno TR2 isentropico su TR0, ossia per un'isentropica il rapporto tra le temperature possiamo valutarlo come KR1 TR0, possiamo scrivere 1 meno TR2 su TR0 elevato a K-1 su K, tenendo a mente le leggi del settore. In realtà in questo passaggio, come abbiamo fatto per i compressori, io sto assumendo di trascurare quella che è il fatto che le isobare tendono un pochino a divergere, quindi in realtà il rapporto tra
la pressione di ristagno riferita al punto 2 isentropica è un pochino diversa da quella della pressione di ristagno di punto 2. Trascuriamo questo effetto, quindi facciamo riferimento sempre a questo rapporto tra le pressioni e otteniamo questo lavoro ideale specifico e quindi un coefficiente di carico y su al quadrato pari a 1 su k-1 kr tr0 fatto u al quadrato per 1 meno rapporto di espansione su tr0 elevato a k-1 su k. Ora, che succede? Ad esempio, se voglio cambiare il funzionamento della mia macchina, posso far variare, tengo bloccato PR0, faccio variare PR2, la pressione di fine, faccio variare la pressione di fine espansione, maggia media fissata, sto elaborando sempre più salto intappico, quindi sto ottenendo, fatto salvo il rendimento di stadio, sto ottenendo sempre più lavoro dalla mia macchina. Allo stesso tempo, siccome ho un salto di espansione maggiore, a geometria fissata sta passando sempre più massa attraverso la mia macchina. Quindi sta aumentando la portata. Si abbassano le temperature. Se sto aumentando il salto intappico elaborato, quindi sto facendo scendere la pressione P con 2 di fine espansione, si stanno abbassando le temperature che ho all'uscita sia dei condotti statorici che dei condotti rotorici. Contemporaneamente però, siccome appunto a parità sto aumentando la forzante, più massa attraversa la mia macchina, quindi aumentano anche le velocità meridiane di attraversamento, più mi avvicinerò ad avere delle condizioni isoniche o all'uscita dei condotti statorici o all'uscita dei condotti rotorici. Quindi mi avvicino, variando il rapporto di espansione, mi avvicino sempre di più contemporaneamente, aumento il lavoro che riesco a ottenere dalla macchina, ma mi avvicino sempre di più alle condizioni isoniche fino a effettivamente a raggiungerle in qualche punto, o condotti rotorici o condotti statorici, e raggiungere quindi le condizioni di blocco della macchina stessa. In realtà, vedete, fatto salvo il rendimento, coefficiente di lavoro e rapporto di espansione, in questo caso PR2 su PR0, sono immediatamente legati l'uno all'altro, proprio perché il rapporto di espansione ci dà il salto intappico, idealmente sfruttabile. In realtà, ricordate, per le macchine termiche noi dobbiamo ragionare non su facendo riferimento a delle curve caratteristiche, ma a delle mappe di funzionamento. Generalmente lo facciamo ricorrendo a parametri corretti o ridotti, dove quello che riportiamo come parametro di performance è proprio beta, dove normalmente non si riporta il rapporto di espansione ma il suo inverso, quindi il rapporto tra la pressione di monte e la pressione di valle. Parametro di performance, quindi immediatamente legato al coefficiente di lavoro o al coefficiente di carico, in funzione della portata corretta e in funzione del numero di giri corretti. Ora, se andiamo a diagrammare l'andamento, andiamo a considerare quella che è una tipica mappa di funzionamento di uno stadio di una turbina, abbiamo quindi, ad esempio, blocchiamo la velocità ridotta, una di queste curve, abbiamo per l'appunto che man mano che la portata massica ridotta elaborata tende a crescere, cresce beta, questa è proprio figlia in realtà di quell'andamento lineare che abbiamo visto prima, tirando in mezzo il rendimento dello stadio, cresce fino a quando per l'appunto la portata non diventa tale da causare il blocco in qualche sezione ristretta della macchina stessa. Quando è che si raggiunge il blocco? Facciamo riferimento agli studi che abbiamo fatto degli ugelli, noi abbiamo utilizzato l'approssimazione isentropica. Ricordate, un condotto espansore si blocca quando il rapporto tra pressione in uscita rispetto alla pressione di ristagno a monte, pressione dell'ambiente di scarico rispetto alla pressione di ristagno a monte, è pari a questo parametro, 2 su k più 1 elevato a k su k meno 1.
ci siamo anche calcolati quella che è la portata dimensionale che abbiamo quando l'ugello va in condizione di bloccaggio, quindi la massima che può attraversare il nostro ugello. Anche questa in realtà dipende soltanto, almeno per un uccello isentropico, soltanto dal valore di K, quindi dalle proprietà del fluido. In effetti, il nostro stadio, come abbiamo già detto, si bloccherà quando o in un condotto statorico o in un condotto rotorico, facciamo riferimento alle schede palari, abbiamo un rapporto di pressioni che sulla base dei valori classici che può avere K nel caso di vapore piuttosto che nel caso di gas combusto elaborato in una turbina a gas è circa poco inferiore a 2. Quindi se a cavallo di un condotto statorico, di un condotto rotorico raggiungiamo questa condizione, quel condotto si bloccherà, da quel momento in poi il nostro stadio va in choke, quindi non è più capace di incrementare la portata massima elaborata. Difatti vediamo che questo rapporto, se facciamo riferimento alla schematizzazione isentropica, dipende solo dalle proprietà del fluido, quindi non dipende da quello che è la velocità ridotta di funzionamento della macchina. Lo stesso vale per la portata critica, se facciamo riferimento appunto alla schematizzazione isentropica. Difatti vedete la portata di blocco, la massima elaborabile al nostro stadio, quasi è indipendente da quella che è il regime di rotazione corretto della macchina stessa. Faccio vedere il regime di funzionamento, trovo che la portata caratteristica di blocco rimane praticamente invariata. In realtà anche il rapporto di pressioni in corrispondenza del quale ho il blocco poco mi dipende dalla velocità di rotazione, ci dipende in funzione di quanto ci possa dipendere il rendimento stesso. Difatti, se andiamo a vedere quella che è la mappa caratteristica di funzionamento dello stadio in una turbina, molto spesso questa poca sensibilità, perlomeno in quelle che sono le condizioni di bloccaggio rispetto alla velocità corretta, fa sì che a volte le case costruttrici, almeno degli elementi più semplici, non vi diano effettivamente una mappa di funzionamento, ma vi diano semplicemente una curva di funzionamento. Quindi ritengo, si ritiene, l'andamento della portata rispetto al rapporto delle pressioni di fatto indipendente da quella che è la velocità ridotta di funzionamento. Nella realtà non è così, una piccola dipendenza c'è, però ritroviamo, guardate, che qui abbiamo 100%, quindi questa è la velocità di design, la velocità ridotta di design. Vedete, grosso modo, la portata massima smaltita dalla macchina, poco di che anche in questo caso è dimensionalizzata rispetto a quella design, in realtà quella massima, è poco sensibile, come dicevamo prima, rispetto alla velocità di tutto. Qui invece sono riportate le curve dei rendimenti, sempre rendimento isentropico in funzione del rapporto di pressione a cui va a operare il nostro stadio di turbina, in funzione sempre delle velocità ridotte. Vedete, se prendiamo, facciamo riferimento a una curva, fissiamo la velocità n, fissiamo le condizioni di monte, quindi la temperatura di ristagno all'ingresso dello stadio. Vedete, il rendimento inizialmente cresce, raggiunge un suo massimo in realtà in condizioni del punto di design. Nelle costruzioni normali il punto di design è tale da avere un numero di Mach in genere 0,8-0,9 massimo nei nostri condotti, cioè siamo immediatamente prima delle condizioni di bloccaggio. Abbiamo sfruttato fino in fondo il fatto che più facciamo crescere le velocità di attraversamento, quindi il coefficiente di flusso, più coefficiente di lavoro riusciamo a ottenere. Lo sfruttiamo fino in fondo, ma non arriviamo fino a raggiungere le condizioni soniche, perché se raggiungiamo le condizioni soniche o supersoniche, sappiamo che da quel punto in poi potremo avere problemi di onde d'urto, che potrebbero generarsi ad esempio all'uscita, ai bordi di uscita dei nostri condotti stessi. Quindi, normalmente il punto di design è immediatamente prima della condizione di bloccaggio, lì raggiungiamo il massimo del rendimento, dopodiché entriamo in bloccaggio
e la curva del il rendimento che ci possiamo attendere comincia a decrescere man mano che continuiamo a far aumentare il rapporto di pressione a cui lo stadio stesso è sottoposto. Al crescere la velocità ridotta, in realtà un po' questo parametro influisce su quelle che sono le prestazioni della macchina, notiamo che punto di bloccaggio in termini sia di rapporto di pressione sia di efficienza, quindi di massima efficienza, tende a spostarsi sempre un po' più verso l'estero. Però ripeto, a volte, specialmente per le casi, caso classico per le applicazioni automobilistiche, dove abbiamo in realtà delle turbine non di tipo assiale ma di tipo radiale, molto spesso i costruttori non vi forniscono l'intera mappa di funzionamento, vi forniscono semplicemente una curva che in qualche modo ripercorre questa mappa di funzionamento stessa, trascurando quella che è la dipendenza del funzionamento della turbina dalla velocità ridotta. Le turbine multistadio cambiano un pochino il loro discorso per le turbine multistadio cambia un pochino. Se normalmente vedete, questa è una turbina che al 100% nelle condizioni design raggiunge la sua condizione di blocco per un rapporto di pressioni maggiore di 2. Le turbine multistadio tendono a spostarlo in avanti questo punto di blocco, quindi in realtà la macchina multistadio va in blocco per rapporti di pressione maggiori di 2,5, maggiori di 3. Questo punto di bloccaggio in termini di rapporto di pressione tende a crescere man mano che si mettono più stati a lavorare uno dietro l'altro. Però tutto sommato, vedete, il rapporto di blocco si ha per rapporti di pressione, quindi di espansione, non molto alti. Quindi facilmente raggiungiamo questa condizione di bloccaggio. Quindi la macchina va a operare a portata costante, di fatto. E dicevo, per le turbine multistadio, molto spesso appunto si trascura quella, almeno per esprimere l'andamento della portata massima, si trascura la dipendenza dalla velocità ridotta e si utilizza questa legge ellittica che è stata formulata da Stodola fondamentalmente. Quindi si fa dipendere la M punto soltanto dal rapporto tra le pressioni beta, considerando quelle che sono le condizioni di funzionamento appunto di design, da quello che si ottiene un andamento grossomodo ellittico della portata. Ok, abbiamo finito.